Ed ora l'invocazione finale, il saluto di Padre Paolino Saia, il saluto alla Madonna dei Miracoli. Maria, Madre della Misericordia, Maria, col suo amore premuroso, materno, tenero, attento, ci dice l'infinita misericordia di Dio. Sotto il suo manto, sotto il suo sguardo, nel suo cuore, ci sono i paralitici della vita, ci sono i malati, i peccatori, i poveri, gli emarginati, i disperati. Di questi Maria si prende cura e così in lei si realizza il grande miracolo della misericordia. Ecco perché noi cristiani amiamo invocare Maria con questi titoli: aiuto dei cristiani, rifugio dei peccatori, consolatrice degli afflitti, salute degli infermi, avvocata dei peccatori. Onorare Maria è diventare noi madri, padri, fratelli, sorelli, sorelle di misericordia. E questo è il grande miracolo in un mondo dilaniato dall'odio, in un mondo dilaniato dalla violenza, dall'indifferenza. Bisogna chiedere a Maria di essere liberati da ogni forma di e atteggiamento di condanna, di disprezzo e ancora peggio di indifferenza verso chi è debole. Bisogna rivestirci tutti di sentimenti di misericordia, di dolcezza e di tenera accoglienza. È veramente così? Siamo noi come Maria, Madre del Signore, che onoriamo col titolo dei miracoli. Anche noi siamo il miracolo della misericordia nella vita di ogni giorno. E allora voglio concludere con una preghiera che rivolgiamo alla Madonna dei Miracoli. O Beata Vergine Maria dei Miracoli, desideriamo trasformarci interamente nella misericordia di Dio ed essere riflesso vivo di essa. Fa che il tuo più grande attributo divino, cioè la tua sconfinata misericordia, giunga al mio prossimo attraverso il mio cuore e la mia anima. Aiutaci, o Beata Vergine Maria dei Miracoli, ad avere occhi misericordiosi, in modo che io non nutra mai sospetti verso gli altri e non giudichi sulla base delle apparenze esteriori, ma sappia scorgere ciò che c'è di bello nell'anima del mio prossimo e gli siamo di aiuto. Aiutaci, o Beata Vergine Maria dei Miracoli, perché il nostro dito sia misericordioso e noi sappiamo ascoltare come te le necessità degli altri e non siamo mai indifferenti ai dolori e ai gemiti del nostro prossimo. Aiutaci, o Beata Vergine dei Miracoli, perché la nostra lingua sia misericordiosa e non parli mai sfavorevolmente del nostro prossimo, ma abbia per ognuno parole di conforto e di perdono. Aiutaci, o Beata Vergine dei Miracoli, perché la nostra lingua sia misericordiosa e non parli mai sfavorevolmente del nostro prossimo, ma abbiamo per ognuno parole di conforto e di perdono. Aiutaci, o Beata Vergine Maria dei Miracoli, perché le nostre mani siano misericordiose e piene di buone azioni, in modo che noi sappiamo fare solo del bene al prossimo
e prendere su di noi le fatiche e i dolori degli altri. Aiutaci, o Beata Vergine Maria dei Miracoli, perché i nostri piedi siano misericordiosi e noi sappiamo sempre accorrere in aiuto degli altri, come tu ci insegni, vincendo l'indolenza e la stanchezza e la paura. Il nostro riposo sia nella disponibilità verso il prossimo. Aiutaci, o Beata Vergine Maria dei Miracoli, perché il nostro cuore sia misericordioso e capace di condividere le altrui sofferenze e difficoltà. Fa, o Beata Vergine dei Miracoli, Regina di Mussomeli, che il nostro cuore non si rifiuti mai a nessuno, neppure a coloro che abuseranno della nostra bontà, e ci trovi sempre e rifugio sotto il tuo materno manto, nel misericordiosissimo cuore tuo e del tuo figlio Gesù. Amen. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, presso i figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. O dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andiamo in pace. Vediamo. Viva Maria!